gente che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore. A me sta però dire che sicuramente è una candidatura che è stimolante, entusiasmante, ma che però nasconde, ahimè, e per noi questa però deve essere la nostra motivo di lotta continua sotto il profilo delle preferenze. Quando una decina di giorni fa Alessandro mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo fare un intervento questa sera a supporto della sua candidatura, io sono stato molto, molto felice. Un forza Alessandro! La regione c'è sempre stata. Quindi 20 giorni in cui queste 400, 500, 1000 persone fanno proseliti, tornano a parlare con i loro amici, tornano a parlare con i loro familiari e tornano a ottenere quel consenso generale per un governo della regione Lombardia che è stato un governo buono, un governo che deve continuare, perché l'ha detto bene Paolo Franco, dietro l'angolo non vedo questi grandi soloni. L'impegno che Alessandro Sorte ha preso rispetto a questa campagna elettorale ed è il motivo per il quale io mi sento di sostenerlo fino in fondo anche con gli amici che da anni fanno politica con me. Quindi Alessandro, tanti auguri e buon lavoro, perché sarà tanto che fa tutto. I valori che esistono in una competizione, e qui il termine è forte, dura, come il rugby, dove ci sono dei valori e delle idee forti, dove ci sono degli uomini sani e forti, rappresenti in qualche modo la nostra battaglia. Credo inoltre che un candidato come Sorte, e il termine che ha usato è forte, rappresenti che cosa? La forza sicuramente di una battaglia che stiamo combattendo in tutti le strade, in tutti i campi. Bravo Sorte, viva il popolo della Lega e speriamo di non andare. Affrontammo la prima legislazione all'insegna di una bandiera, quella della sussidiarietà, e ritengo abbiamo trasformato Regione Lombardia, trasformandola da istituzione poco conosciuta e poco utile per il cittadino nella istituzione che ha dato davvero una svolta alla società lombarda e che è stata capace di interpretare le qualità della società lombarda. Sento un po' ritornare indietro di 20 anni, ho esattamente il 93, proprio in queste sale, anzi in qualche cantina, nasceva Forza Italia, con molte delle facce che vedo stasera con alcuni di questi amici. E anche allora la campagna elettorale era decisamente in salita. Siamo partiti presi in giro, scherniti dagli avversari. Sembrava davvero impossibile costruire un partito, ci veniva detto siete un partito di plastica. Ecco, dopo 20 anni quel partito di plastica ha portato nelle istituzioni migliaia di persone, migliaia di queste facce, tantissime persone di ogni ceto sociale. Innanzitutto un ringraziamento a tutti voi che siete qui questa sera. Questa sera non c'è solo una sala piena di uomini e donne, ma c'è una sala con una grande qualità. Abbiamo lavorato assieme per tanto tempo e devo dire che Alessandro ha grandi doti di passione. I cittadini, gli italiani, i lombardi fanno i conti con la realtà, fanno i conti con i pochi soldi che hanno nelle loro tasche, nei loro risparmi, e fanno i conti con la mancata svolta dei tecnici. E lo dico qui a Bergamo, dove devo dire che il partito ha fatto uno sforzo importante, ha candidato un giovane per le regionali come Alessandro Sorte, ma ha una lista competitiva per le regionali come per le politiche.
pensavano che ci accontentassimo di liste con luce ed ombre. In realtà Berlusconi ha fatto una scelta precisa, ha voluto la competenza, l'esperienza, ma anche il rinnovamento generazionale. Grazie. E... questa è la Bergamo forte, questo siete tutti voi. Alcune soddisfazioni oggi qui con la vostra presenza e devo dire che ovviamente non posso che ringraziare Gregorio Fontana per tutto quello che mi ha insegnato in questi anni e scusate, non posso che... anche Carlo Saffiotti, con cui ho avuto pesantissimi scontri, ma con cui abbiamo sempre condiviso il fatto che noi rappresentavamo un'area e quest'area venisse prima di tutte le altre, di tutto il resto. Noi ci siamo sempre comportati e schierati contro i vari comportamenti di chiusura e abbiamo sempre insieme cercato di difendere l'ala liberale del nostro partito.